Continua ancora la rassegna estiva Palchi Estate della compagnia Godot. Il posto è magnifico, lo sapete benissimo, parliamo della scalinata del Castello di Donna Fugata e dopo l'anteprima e la scala magica che ci ha resi veramente tutti un po' più magici, ne abbiamo di bisogno, adesso arriva l'Avare, cioè l'Avaro di Molière, e noi siamo con i ragazzi, venite con me perché veramente voglio intervistarli e saperne tanto di più. E passiamo ai talentuosissimi, come vi dicevo, nuovi volti. Non sono nuovi volti perché ogni volta siamo qui ospiti di Federica e di Vittorio, ma questa volta loro stanno a guardare. Allora, Giuseppe, siamo un po' in questo ultimo periodo, anzi forse da tanto tempo, aridi e avari di emozioni e di sentimenti. Sì, perché dopo un periodo di pandemia e di buio totale è ovvio che il bisogno di tornare in scena e di vivere emozioni, anche di divertirsi, nel caso dell'Avaro, perché l'Avaro è l'opera più famosa di Molière, che è uno dei più importanti commediografi mondiali, e noi ne abbiamo davvero tanto bisogno di divertirci insieme al pubblico. Federica e Vittorio non guardano perché in realtà sono protagonisti di questa impresa titanica a cui noi ci stiamo avvicinando. Sono i creatori, come sempre, di questa stagione molto intensa che abbiamo già iniziato, come dicevi tu, con la scala magica e continuiamo con l'Avaro. E c'è un fil rouge perché in realtà divertimento abbiamo trasmesso, almeno abbiamo cercato di trasmettere, con un grande riscontro di pubblico nella scala magica, così anche cercheremo di trasmettere con l'Avaro, perché l'Avaro, come dicevo prima, è una commedia, tanti colori, tanto divertimento, tanto ritmo, una regia che è quella di Vittorio, molto fedele al testo, con sempre delle novità perché è normale. Noi quella scalinata la conosciamo tantissimo, ne conosciamo ogni gradino, come la nostra seconda casa, ecco, la casa delle vacanze. Quella scalinata l'hanno inventata loro, nel senso che è un palcoscenico straordinario, ma perché l'hanno scoperta loro, sono stati i primi in assoluto a calcare questi gradini che sono diventati così noti e famosi a noi. Proprio ci sono tanto cari questi gradini. Sì, noi siamo molto affezionati a questi gradini, tantissimo. E se potessimo saremmo là ore. Con l'Avaro ci divertiremo e ci saranno tanto movimento, anche dei bei momenti corali, canzoni, balli. Non posso dirvi che venire, divertirvi insieme a noi, passare una bella serata in quella cornice magica che è quella della scalinata del Castello di Donna Fugata, per un momento di relax, di divertimento e di teatro, puro teatro. Ma Harpagon, come dicevamo poco fa, è un personaggio particolare, buffo, straordinario, fuori dalle righe, ma soprattutto è un personaggio eterno. Quanti Harpagon incontriamo tutti i giorni? Già possiamo partire dal presupposto che Molière stesso, per creare il personaggio di Harpagon, si rifà addirittura a una commedia di Plauto che è La Ulularia, quindi veramente la figura dell'avaro, intesa in questo senso assoluto e universale, si perde nella notte dei tempi e l'attualità è sempre attuale in un certo senso, che in ogni epoca determinati aspetti rimangono universali. E allora noi abbiamo voluto scegliere questa commedia proprio perché siamo in un periodo forse di avarizia, di sentimenti, passioni, di meraviglia, di bellezza, e allora noi abbiamo voluto portare in scena anche questa metafora, questa ambivalenza dell'avarizia come sentimento da condannare, sia quando è strettamente legato al denaro, come effettivamente nella commedia, perché Harpagone vive solo e solamente per il suo denaro, per i suoi scudi d'oro, sia per tutta quella grande avarizia e secchezza totale di bellezza, di passioni, di trasporto emotivo che ci circonda e che purtroppo ha caratterizzato questi ultimi mesi, soprattutto per noi operatori della cultura, se così vogliamo definirci, artisti, attori. Quindi vi aspettiamo, perché davvero Harpagone, l'Avaro e tutti i personaggi che a lui ruotano attorno potranno solo farvi divertire riflettendo e imparando anche qualcosina. Allora noi vi aspettiamo al Castello di Donna Fugata con l'Avaro di Molière il 23, 24, 25 luglio alle ore 21 e il 27, 28 e 29 agosto sempre alle ore 21. La prenotazione è obbligatoria. Invece per la prevendita potete recarvi per il momento o da Beddamaggi in via Coffa
oppure da Parisi, che è in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina. Alla Maison Godò per il momento è sospesa. Vi aspettiamo!